This is Don Ivan, Stormbird 384. Red alert. We have a bogey 50 miles southwest. Vector for you is 210. Ah, no, ma questo non è Live Malta. IH870, qui controllo radar Ciampino. Vediamo che sta andando verso Grosseto. Che prua avete? 870 è perfettamente allineata con la radiale di Firenze. Abbiamo 153 in prua. Forse ci dobbiamo ricredere sull'efficienza del controllo radar di Ciampino. Ah, adesso vedo che sta rientrando. Quindi praticamente diciamo che è allineato. Mantenga questa prua. Ma noi non l'abbiamo mai modificata. Il mio collega di Ciampino ha visto muoversi il plot luminoso sul suo radar. Per questo ha chiamato il comandante del DC-9. Pensava che fosse stato il DC-9 a spostarsi dalla rotta. Invece aveva visto il momento in cui il MiG-23 si metteva in coda all'aereo civile. Nello stesso istante, due aerei dell'aeronautica militare italiana stavano rientrando alla base di Grosseto dopo un volo di addestramento. Vettro 4, qui controllo difesa aerea. Abbiamo un bogey in coda un DC-9 su Ambra 13. Verificare, ripeto, verificare. Eccolo, a ore 10. Cristo, ma quello è un MiG libico. MiG libico, confermo, il bogey è un MiG libico. Il pilota italiano azionò per 3 volte la procedura di allerta, facendo scattare l'allarme in tutte le basi NATO. Dalla base di Solenzara, in Corsica, decollarono i caccia francesi. Dalla base di Decimo Mannu, in Sardegna, decollarono 2 F-5E aggressor. Tutti alla caccia del bandito, dell'intruso. Vettro 4 a controllo difesa aerea. Abbiamo bandit a ore 10. Qui controllo difesa aerea. Portatelo fuori. Affiancatelo e portatelo fuori. Vettro 4, qui controllo difesa aerea. Abortire missione. Ripeto, abortire missione. Vettro 4 a controllo difesa aerea. Abbiamo bandit a meno di 2 miglia. Ripeto, abortire missione. Il bandit non è vostro. Ricevuto. Tutti i piloti in volo ricevettero l'ordine di rientrare alla base del MiG libico. Si sarebbero occupati direttamente i 2 aggressor americani. Red Leader, this is Control. Acknowledge. Red Leader to Control. Confirm bandit 12 o'clock. Red Leader, this is Control. Engage threat without notice. I say again, engage threat without notice. Palermo, qui Italia 870, chiediamo autorizzazione a scendere di quota. Buonasera IH870, autorizzati ai 15. Molto bene Palermo, grazie. Iniziamo la discesa. Io fratellone, qui le nostre vie si separano. This is God Eye to Stormbird 384. Bandit is kicking right. Speed 510 knots. Red Leader, this is Control. Engage immediately. I say again, engage immediately. Bene. Scusami, forse ti ho spaventata. Quanto manca ancora? Pochi minuti, siamo quasi arrivati. Break two, this is a lead. Knock it off! Knock it off! Break away! Ecco cos'è accaduto quel 27 giugno.
acustica. Un F-5I dell'aviazione degli Stati Uniti ha urtato a 1400 km orari il 19 Italia, mentre volava a 7200 metri di quota. Dal momento del primo urto, tutto è durato non più di 4 secondi.